Lorenzo Pinzauti oggi diventerà un nuovo giocatore del Teramo. L'attaccante sosterrà le visite mediche nel pomeriggio e firmerà il contratto che lo legherà alla società biancorossa. Dopo aver trovato l'accordo la scorsa settimana e sarà, al netto della conferma di Kappa rispetto alla scorsa stagione, il nono arrivo della nuova gestione. Pare sia stato l'ex direttore sportivo del Diavolo, Alec Bolla, a suggerirlo a Sandro Federico, visti i buoni rapporti da sempre esistenti tra i due, che qualche stagione fa si alternarono dietro la scrivania biancorossa. Pinzauti con Cianci, dunque, almeno per la partenza del ritiro, aspettando un altro centravanti, su cui Andrea Iaconi si concentrerà nei prossimi giorni e che renderebbe però il reparto affollatissimo. Molto dipenderà anche dal futuro, sempre più incerto di tre elementi d'attacco. Per quanto riguarda Riccardo Barbuti, già nelle passate gestioni ha avuto pochissimo spazio. Il suo contratto, spalmato, scade nel 2020, ma con lui si potrebbe trovare o un accordo per la risoluzione anticipata o sperare che qualche squadra sia disposta a dargli una nuova possibilità. Per Infantino e Sparacello invece il discorso è diverso. Il primo ha diverse offerte nell'intimo, non sembra aver gradito il clima di incertezza che si respira intorno a lui. I 9 gol segnati in mezza stagione col Teramo credeva potessero essere sufficienti per strappare una conferma difficile, a quanto sembra, non tanto per il valore intrinseco che Tedino dà dell'attaccante, quanto per l'eventuale compatibilità con i compagni di reparto futuri e per il tipo di proposizione offensiva che il tecnico trevigiano intende mettere in atto. Le offerte non mancano per Infantino, proprio partendo da quelle reti messe a segno da gennaio in avanti. Per quanto riguarda Sparacello invece resta da vedere se avrà la possibilità di far cambiare idea a Tedino, discorso valido anche per Infantino, ma non per Barbuti, o trovare una sistemazione in tempo utile per cominciare una nuova avventura. Per quanto riguarda la difesa, impossibile arrivare a Marco Perrotta, che andrà a Bari per un progetto pluriennale che vedrà il difensore tentare l'immediato salto in Serie B con i Galletti. Una scelta che ha visto Perrotta persino declinare un'offerta dalla Salernitana, pur di abbracciare il biancorosso sì, ma quello pugliese della famiglia De Laurentiis. Per quanto riguarda invece la composizione dei gironi, sembra pressoché scontato il fatto che il Diavolo vada in quello meridionale, ma per la definizione bisognerà attendere la pronuncia del collegio di garanzia del CONI rispetto alle situazioni di Bisceglie e Cerignola che sono state escluse. Le udienze delle due società sono previste tra il 22 e il 24 luglio, la pronuncia dell'organo di garanzia entro il 25, giorno peraltro della presentazione dei calendari. Nessun problema comunque ci sarebbe per la collocazione eventuale delle due squadre, che in caso di riammissione sarebbero nel girone C.